Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura lo scontro politico sulle vaccinazioni, sulla campagna vaccinale in Abruzzo. Botta e risposta fra Movimento 5 Stelle, assessorato alla sanità, con la capogruppo pentastellato in regione, Sara Marcozzi, che ha attaccato l'assessore alla sanità e il governo Marsilio attraverso i dati che piazzano l'Abruzzo al penultimo posto in Italia per vaccini somministrati. L'assessore alla sanità Verii smentisce e parla di una lettura strumentale dei dati. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Non c'è alcuna criticità nell'andamento della campagna vaccinale anti-Covid in Abruzzo. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verii risponde così alle polemiche sollevate dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle in regione, Sara Marcozzi, che aveva attaccato il governo Marsilio attraverso i dati sulle vaccinazioni effettuate che, secondo la pentastellata, piazzano l'Abruzzo al penultimo posto in Italia per dosi somministrate rispetto alle dosi consegnate, davanti solo alla Calabria, ultima in classifica. A fronte di 63.130 dosi consegnate, dice in un comunicato la Marcozzi, ne sono state somministrate solo 47.654. Numeri ben lontani da altre regioni dove le somministrazioni procedono a ritmo sostenuto. Sara Marcozzi aveva anche attaccato parlando di un piano di vaccinazioni completamente allo sbando e di una piattaforma di prenotazione che ha mostrato anche nella seconda manifestazione di interesse riservata al personale docente non pochi disservizi. Ad oggi, risponde l'assessorato alla sanità, in Abruzzo sono state somministrate il 78,5% delle dosi consegnate, dato in linea con quello di altre regioni italiane, con caratteristiche geografiche di composizione della popolazione molto simili alla nostra, come Liguria e Sardegna. Questa percentuale, spiega l'assessore Verii, va letta correttamente, non soffermandosi al valore assoluto, perché il quadro di riferimento non è omogeneo in tutto il paese. L'assessore inoltre ricorda come l'Abruzzo sia stata la prima regione ad attivare fin dal 18 gennaio scorso la piattaforma telematica per raccogliere le manifestazioni di interesse alla vaccinazione da parte degli over 80, disabili e soggetti fragili, vaccinazione che in questi giorni sta iniziando per gli ultra ottantenni. L'assessore rimarca anche come sia in corso di verifica rispetto alla possibilità dell'accordo con i medici di medicina generale e la vaccinazione con il siero AstraZeneca del personale delle forze di polizia, del personale in servizio nelle carceri e dei detenuti. Ora la cronaca, tragico incidente questa mattina attorno alle 6.30 sulla statale 16 all'altezza della Torre di Cerrano. A perdere la vita in un frontale tra due auto è stata una 24enne di origini straniere, Arianna Usenovic. Il conducente dell'altro mezzo ha invece riportato solo lievi ferite. Stefano Recanati. Una ragazza di 24 anni, Arianna Usenovic, è deceduta in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 6.30 lungo la statale 16 nei pressi della Torre del Cerrano. Nel frontale è rimasto praticamente illeso il conducente dell'altra vettura di 34 anni, trasportato comunque in ospedale per accertamenti. Il personale del 118 ha provato a rianimare la giovane sul posto, ma gli sforzi sono stati purtroppo inutili. Sul posto gli agenti della stradale di Teramo per i rilievi del caso. Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni il tempo necessario per consentire di mettere in sicurezza la carreggiata. I mezzi sono stati posti come da prassi sotto sequestro e per consentire tutti gli accertamenti il 34enne verrà iscritto probabilmente sul registro degli indagati come atto dovuto. La 24enne arrivava da Roseto e lavorava nello stabilimento Rolli. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza avrebbe perso il controllo della Peugeot 206 che stava guidando ed invaso la corsia opposta nella quale in quel momento procedeva il 34enne ferito. Il PM di turno Stefano Giovagnoni darà nelle prossime ore il nulla osta alla sepoltura. La Guardia di Finanza dell'Aquila ha eseguito la confisca di beni per 1 milione di euro nei confronti di un sodalizio criminale specializzato in truffe ai danni di banche e società finanziarie. I militari hanno dato esecuzione al provvedimento disposto dalla Corte d'Appello del capoluogo al termine dell'iter processuale che ha visto la condanna in via definitiva di quasi tutti i componenti per associazione per delinquere finalizzata alla truffa. L'organizzazione, ricorrendo a prestanome,
apparentemente titolari di imprese commerciali hanno simulato operazioni immobiliari chiedendo mutui o finanziamenti per oltre 4 milioni di euro, gonfiando il valore dei fabbricati per far così lievitare gli importi erogati che dopo il pagamento di poche rate non venivano più rimborsati. Le somme ottenute infine venivano reimpiegate in successive operazioni immobiliari. Ed ora torniamo all'emergenza sanitaria. Sono iniziati questa mattina gli screening in alcune scuole medie di Pescara. Siamo andati a vedere lo svolgimento al comprensivo 6 di via Scarfoglio alla media Benedetto Croce. Sentiamo. Sono iniziati questa mattina gli screening presso alcune scuole medie di Pescara. Noi siamo al comprensivo 6, alla scuola Benedetto Croce della zona Pineta. Siamo con il dirigente scolastico. Professoressa, come stanno andando questi screening? Bene, da questa mattina alle 8:20 abbiamo iniziato sia per gli alunni della scuola media Croce che per tutto il personale scolastico, docenti e personale ATA di tutto l'istituto. E siamo partiti chiaramente con l'intento di monitorare per poter contenere, per poter dare il meglio in ogni occasione, quindi in questa situazione il meglio è conoscere per poi evidentemente attivare le strategie utili. Avete organizzato tutto davvero a puntino, ingressi ed uscite separate per alunni, per genitori e per insegnanti? Sì, abbiamo organizzato all'interno della palestra con ingressi e uscite distinti per gli alunni e per il personale scolastico, pertanto si evita il più possibile di avere, come dire, commissioni in una situazione, in questa giornata particolare. Tra l'altro questa zona poi domani verrà, come mi diceva prima, verrà sanificata. Di nuovo sanificata, sì, perché abbiamo sotto il periodo di sospensione delle lezioni, abbiamo operato per la sanificazione di tutti i plessi e quindi anche della palestra lunedì, e domani faremo nuovamente la sanificazione. Come stanno reagendo i ragazzi? Professoressa, è un anno che diciamo si va avanti con questa pandemia, molti giorni di scuola sono stati persi, questo a livello proprio scolastico della preparazione del ragazzo cosa vuol dire? È chiaro che l'intento è quello di ripartire il prima possibile in modo, come dire, nel rispetto della situazione, e poi la didattica digitale ha insegnato anche altro, ma è chiaro che la prospettiva è quella di ritornare alla quotidianità in presenza. I bambini e i ragazzi tutti sono bravissimi, sono capaci di essere i primi recettivi veramente nei confronti del cambiamento, diciamo che sono veramente resilienti e sono coloro che danno forse l'insegnamento agli adulti. Mentre nei comuni dell'area metropolitana scuole sono chiuse, a Francavilla al Mare il sindaco Antonio Luciani conferma l'apertura dei plessi scolastici che sono appunto consentiti nelle zone rosse a partire, lo sapete, dalla seconda media in giù. Allora, vediamo il servizio. Tutte le scuole dell'area metropolitana sono chiuse, parliamo di Pescara, Montesilvano, Spoltore, San Giovanni Teatino, Chieti. A Francavilla scuole regolarmente aperte, sindaco, come mai questa differenza? Parliamo di una distanza geografica di pochi chilometri. E questo lo vorrei sapere pure io. Io ho interpellato l'amico sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito, con il quale mi sono confrontato ho letto anche le dichiarazioni del sindaco di Montesilvano. Loro in sostanza hanno disposto la chiusura delle scuole sulla base di una relazione che è loro pervenuta dall'ASL e che li invita. Io non ho avuto accesso a questa relazione, non la conosco, ma insomma per la loro zona li invita a prendere questo provvedimento, cosa che hanno fatto, e su questo io ho qualche dubbio di legittimità, perché ritengo che un provvedimento del genere debba essere preso tutt'al più dal governatore della regione e non dai singoli sindaci, dei singoli comuni. Ma detto questo, io ad oggi ho dati completamente diversi, quindi sto aspettando che la ASL di Chieti o la prefettura, con la quale mi vedrò fra poco, mi diano delle indicazioni precise, perché se devo restare sui dati di Francavilla, oggi ho 0 classi in quarantena,
quarantena e solo un piccolo numero di studenti che rientrano nella fascia d'età con la scuola in presenza risultano positivi al Covid, perché la maggior parte dei positivi al Covid oggi hanno un'età che non è quella scolastica, quindi sulla base di questi dati non posso far altro che lasciare le scuole aperte. Chiaramente dico ai miei cittadini che sto monitorando la situazione giorno per giorno e non appena avrò il minimo di avvisaglia su un'eventuale situazione di pericolo prenderei un provvedimento analogo per la chiusura, cioè non sono fermo come una roccia su questa decisione, però i dati oggi mi consigliano di fare questo. I giorni scorsi con le nostre telecamere avevamo anche seguito gli screening che sono stati fatti a Francavilla, a Palazzo Sirena. Riprenderanno, continueranno, Sindaco? Io spero di sì, mi vedrò con il direttore generale della ASL, Thomas Schell, con il prefetto e con gli altri sindaci, anche per questo motivo. Vorrò chiedere rassicurazioni sul fatto che questi test rapidi siano in grado di anche considerare la presenza della variante inglese che ormai è diffusa sul nostro territorio e quindi devo capire, cosa che non ho ancora capito, me la farò spiegare, se il test rapido è in grado di individuare la positività in presenza della varianza inglese. Andiamo adesso a Teramo. L'associazione Federica e Serena, nata in ricordo delle due giovani studentesse teramane morte sotto le macerie del terremoto del 2009, ha donato attrezzature mediche al reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Mazzini. Si tratta di un manichino simulatore del parto acquistato con i proventi del concerto di Neri Marcore organizzato dall'associazione lo scorso settembre al Parco Fluviale di Teramo. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Si è conclusa con il dono di attrezzature mediche al reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Mazzini di Teramo la 10ª edizione di Note su ali di farfalla. Un'iniziativa musicale e sociale portata avanti in questi anni dall'associazione Federica e Serena in ricordo delle due giovanissime studentesse teramane morte sotto le macerie del terremoto del 2009. Il concerto di questa ultima edizione ha avuto un grandissimo successo. Si è svolto a settembre 2020 al Parco Fluviale di Teramo con Neri Marcore, che ha cantato le più belle canzoni italiane d'autore. Con i proventi dello spettacolo, l'associazione ha acquistato e oggi consegnato un manichino simulatore del parto. Per noi questo ha anche un valore simbolico, no? Vorrebbe significare quella che per tutti speriamo sia una nuova rinascita. Noi ci siamo impegnati tanto, soprattutto quest'anno, devo dire, in un contesto che sappiamo tutti appunto qual è stato, quella della pandemia, per organizzarci e per realizzare un evento come quello appunto di Note su ali di farfalla, tra l'altro ospitando un artista così grande, no? Come Neri Marcore a Teramo. Lo abbiamo fatto, ci abbiamo messo veramente tutte le nostre forze e ci siamo riusciti, perché poi ricordo che già a pochi giorni dall'inizio della prevendita c'era il sold out, quindi anche la partecipazione del pubblico a Teramo è stata grandiosa e di questo non finiremo mai di ringraziare tutti. Il simulatore di parto donato dall'associazione Federica e Serena al reparto di ostetricia e ginecologia del Mazzini di Teramo è stata l'occasione per il primario del reparto Anna Marcozzi ad una riflessione sul calo drammatico delle nascite, ma anche alla speranza che si torni a nascere. Su Teramo diciamo il calo è relativo, siamo arrivati come anche l'anno scorso e due anni fa intorno ai 1500-1600 nati tra Teramo e Sant'Omero, ma è il trend nazionale che è particolarmente preoccupante e questo non ce lo diciamo soltanto noi in ospedale, ce lo dicono le statistiche a livello nazionale. Preoccupante perché è un paese che non ha nascite e che poi ha avuto tanti morti in pandemia, ha proprio un'inversione di tendenza e quindi è davvero drammatico. E questo manichino come potrà aiutare? Il manichino di per sé non aiuta il numero delle nascite, migliora l'expertise medica, l'expertise ostetrica e quindi l'assistenza al parto. Abbiamo contribuito, diciamo, ad acquistare i proventi della serata. Vi saluto anche a nome di Domenico Mario Renzi. Andiamo avanti ora, parliamo dell'avvertenza Lenaiadi, non c'è alcuna certezza sulla riapertura delle piscine
pescaresi, i sindacati denunciano un balletto di responsabilità e chiamano in causa Regione Abruzzo affinché apra un confronto tra tutte le parti per evitare contenziosi anche con l'attuale gestione provvisoria, contenziosi che potrebbero mettere a rischio il futuro dei dipendenti. Allora vediamo il servizio. In questi giorni stiamo assistendo ad un vero e proprio balletto delle responsabilità sulla riapertura del centro sportivo Lenaia di Pescara. SLC, CGL, Fiscat, CISL si inseriscono nel dibattito di queste ore sul ruolo della struttura sportiva di proprietà della Regione Abruzzo e sulla rilevanza dell'avvertenza dal punto di vista occupazionale. Sembra quasi di assistere ad intervalli regolari al triste epilogo di un film già visto, dicono ancora i sindacati, secondo i quali appare evidente a tutti la grave situazione in cui l'intero settore sportivo è costretto ad operare, ma dall'altra invece appare meno chiara la responsabilità sulla mancata riapertura delle Naiadi, quella di trovare soluzioni in grado di rispondere all'emergenza e dare prospettive al centro sportivo e ai suoi lavoratori. I rappresentanti dei lavoratori ricordano gli impegni che la Regione Abruzzo ha assunto nei confronti di tutte le parti in causa dopo quasi due anni dal bando pubblico che ha assegnato la gestione provvisoria della struttura, che però non ha cambiato nulla. Secondo CISL e CGL, la Regione Abruzzo, proprietaria dell'impianto, rimane il principale attore a cui affidare la responsabilità di garantire la funzione sociale dell'impianto. Alla luce di queste considerazioni, si legge nella nota dei sindacati, stiamo chiedendo da tempo all'istituzione regionale un tavolo di confronto per comprendere e partecipare alle scelte indispensabili da prendere, anche in vista dell'imminente scadenza dell'affidamento temporaneo previsto per il prossimo mese di luglio 2021, nell'intento di garantire un futuro all'impianto sportivo e di assicurare una prospettiva a quanti operano e lavorano al suo interno. Non si può immaginare di sostenere il ruolo pubblico di una struttura senza affrontare i relativi problemi economici ed occupazionali, concludono i sindacalisti, che in riferimento alla sostenibilità economica dell'impianto denunciano eventuali inadempienze da parte di alcune associazioni sportive dell'ATI, ma altresì rimarcano la necessità di evitare un contenzioso tra l'attuale gestione e la Regione Abruzzo, che rischierebbe di pregiudicare ulteriormente la situazione, con conseguenze gravissime sul piano occupazionale, sociale ed economico. E adesso lo sport con il calcio di Serie B. Venerdì sera alle 21 ci sarà l'esordio in panchina per Gianluca Grassadonia con il Pescara in trasferta, lo Stirpe contro il Frosinone, reduce dal successo esterno in casa della Virtus Entella. Il tecnico biancazzurro dovrà rinunciare allo squalificato Balzano. Per questo motivo a destra tornerà Bellanova, out anche Sorensen, con Gut e Scognamiglio certi nel pacchetto arretrato. Conferma per il modulo 3-5-2 del suo predecessore Roberto Breda, mentre a centrocampo probabile il trio con Valdifiori in mezzo, Busellato e Tabanelli o Macin sui lati. Davanti torna a disposizione Maestro, ma Galano potrebbe riavere una maglia da titolare con Seter riferimento principale in attacco e Giannetti che sembra recuperato ma dovrebbe partire dalla panchina. Modulo speculare per i ciociari, in difesa recuperato Brighenti, probabilmente tornerà in campo dal primo minuto insieme ad Ariaudo e ad uno tra Capuano, Curado e Ziminski. Salvi a destra e Zampano in vantaggio su Delia per il ruolo di esterno sulla sinistra. Maiello, Rodien e Castanos sono attualmente in vantaggio rispettivamente su Carraro, Boloca e Gori per comporre la linea mediana. In avanti ancora Iemmello, Novakovic. Adesso siamo alla Serie C, turno infrasettimanale oggi per il Teramo impegnato contro il Potenza. Per il tecnico biancorosso Massimo Paci, quella di questo pomeriggio sarà una gara che vedrà gli ospiti rinvigoriti dal cambio in panchina e con una filosofia di gioco più aperta e tendente a fare una partita propositiva. Sentiamo. Credo che il loro atteggiamento sia un po' diverso dall'allenatore precedente. Credo che per strategia e per modo di intendere il calcio del nuovo allenatore troveremo una squadra un po' più aperta, un po' più offensiva, che cercherà un po' di più di fare la partita. Sono convinto di questo. E sarà un avversario, credo, diverso dalle ultime partite, perché quando c'è un cambio dell'allenatore c'è sempre uno stimolo nuovo. Ma a noi questo non interessa.
perché abbiamo fatto una bella partita, non abbiamo vinto, siamo un po' feriti e domani vogliamo riprenderci quello che abbiamo lasciato a Caserta. A Caserta non abbiamo avuto pazienza, secondo me, quello è un aspetto per cui la squadra deve migliorare. Il fatto che, no, che si vince poco in queste partite si pareggia tanto è un fatto che può destabilizzare i giocatori, perché domenica a Caserta avevamo preparato una partita di essere un po' più equilibrati, invece i giocatori erano molto, forse troppo vogliosi di andare a vincere subito, a far gol subito, e quindi quello è un aspetto per cui noi dobbiamo migliorare. Domani non so che partita sarà, se loro saranno chiusi noi dovremmo aver pazienza. Il gol si può fare al primo minuto, ma si può fare al 30°, si può fare al 70°, si può fare al 95°. Ci vuole pazienza, ci vuole, non bisogna accelerare troppo il fatto di voler vincere, perché a volte non è negativo. Per fare un'ottima performance bisogna avere equilibrio, e lì la squadra deve migliorare, perché la troppa voglia a volte non è positiva. L'entusiasmo, che ce ne sia in abbondanza, ok, ma giocare le partite bisogna avere equilibrio, bisogna stare in partita. La fase difensiva per noi è la prima cosa, difendere. Nel momento che noi siamo bravi a difendere, nel momento che non concediamo spazio agli avversari e li facciamo giocare male, a quel punto vengono fuori le nostre qualità, e questa squadra ha qualità per far male all'avversario, quindi ci vuole pazienza. Dalla parte opposta il presidente del Potenza, Salvatore Caiata, ospite ieri sera della trasmissione Pro Teramo, si è detto fiducioso della prova dei suoi e ha anche accennato alla riforma agognata della Lega Pro. Noi speriamo di vedere un Potenza che faccia punti, prima di tutto, perché la nostra classifica si è fatta pesante. Purtroppo ci sono annate fortunate, ci sono annate che ti va tutto storto, questa a noi è un'annata dove non va molto bene, però adesso abbiamo riconquistato fiducia, sinceramente. Da 10 giorni lo nuovo staff tecnico si sta prendendo cura della squadra e speriamo che abbiano di nuovo la voglia, l'entusiasmo di mettersi in gioco e di giocarci questa partita fino alla fine. Quindi io mi aspetto di vedere una squadra non remissiva, ma che voglia provare a vincere la partita fino alla fine. Stiamo cercando di costruire una squadra che giochi per vincere, sperando di vincere più partite possibili per evitare i play-out. Se non dovessimo riuscirci, dovremmo arrivare almeno ai play-out in convinzione, perché se arriviamo sgonfi diventa un problema. Ma dal punto di vista mentale, che segnale ha avuto? Credo che ci stiamo rialzando, ma abbiamo bisogno anche di fare il risultato per acquisire convinzione. Che fine ha fatto la riforma della Lega Pro, di cui tanto si parlava e adesso si parla un po' meno? Ci sarà o non ci sarà? Guardi, oggi proprio leggevo di questa cosa. Sa che io sono stato uno dei promotori la scorsa stagione, mi auguro che arrivi, perché altrimenti non andiamo lontano. Non andiamo lontano. È insostenibile, la Lega Pro non si sostiene, per cui se non si autoriforma e non dà sostenibilità non riusciamo sinceramente ad andare avanti. E abbiamo anche le formazioni ufficiali della partita del Bonolis, che inizia alle ore 15. Il Teramo si schiera con il 4-3-3, in porta Lewandowski, linea di difesa composta da Trasciani, Diakité, Costa Ferrera, terzino, e poi Di Matteo, l'altro terzino. Andiamo a vedere poi la linea di centrocampo composta da Arrigoni, Lari e Santoro, in avanti Birligea, punta centrale, con sugli esterni Kappa e Bombaggi. La novità di giornata appunto è l'impiego di Matteo al posto di Tentardini. Dunque andiamo a vedere anche la panchina a disposizione del tecnico Massimo Paci: Valentini, Tentardini, Soprano, Pinzauti, Di Francesco, Bellucci, Viero, Chiere, Mateng, Lombardi e Gerbi. Questi gli uomini a disposizione del tecnico biancorosso. Andiamo a vedere anche nel Potenza
gli uomini scelti nell'undici iniziale dal tecnico Fabio Gallo: Marcone, Noce, Panico, Sandri, Coccia, Romero, Ricci, Mazzeo, Gigli, Coppola e Bucolo. Poi in panchina Santopadre, Brescia, Conson, Lauro, Iacullo, Zampa, Nigro, Fontana, Di Livio, Volpe, Di Somma e Cavaliere. Dirige la gara il signor Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia. Noi adesso andiamo in Serie D. Successo netto del Notaresco nel recupero di ieri contro il Porto Sant'Elpidio, con i rossoblu che salgono a 32 punti. Il tecnico Massimo Epifani è soddisfatto di quanto fatto dai suoi nella prima parte di campionato, al netto dei recuperi ancora da disputare. Mister, una vittoria era quello che si chiedeva a questo incontro contro il Porto Sant'Elpidio. È arrivato il primo gol di Palumbo, tante le note positive, il recupero di Marchionni e di altri giocatori importanti. Sì, siamo felici di tutto questo. Era una partita scontata per molti, non per me, perché poi gli ultimi risultati del Porto Sant'Elpidio facevano pensare a questo. Siamo stati bravi a giocare anche bene tecnicamente con una squadra che si difendeva tutti al limite dell'area. Prima di fare il gol abbiamo avuto delle grandi occasioni, e poi siamo stati bravi a fare il primo gol, il secondo, sono contento perché poi abbiamo con il risultato in tasca abbiamo potuto fare dei ragionamenti diversi anche in funzione di domenica, abbiamo fatto dei cambi anche dei minutaggi importanti. Tre punti che permettono di chiudere il girone d'andata da recuperare la gara contro il Tolentino a quota 32. E siamo contenti perché quest'anno è un campionato anomalo, con tanti infrasettimanali, con tante problematiche, giocare partita dopo partita una dietro l'altra, e quindi siamo contenti del bottino che abbiamo raggiunto, dobbiamo fare ancora una partita in questo girone andata, e di questo l'andamento della squadra sono strafelice. Adesso si ripartirà il girone di ritorno, sarà tutto un altro campionato. E dobbiamo rimanere più concentrati possibili perché sarà un cambiato difficile fino alla fine. Una sola nota negativa: l'ammonizione di Bianciardi che salterà la gara da ex col Pineto. Di questo mi dispiace, perché mi dispiace principalmente per il ragazzo, perché ci teneva tanto. E credo che il fallo d'ammonizione non era fallo, perché gli avevo raccomandato anche di non fare fallo. Però il calcio è questo, abbiamo alternative, sicuramente chi giocherà al posto di Bianciardi farà la sua partita, farà la grande partita, quindi la prepareremo in questi giorni con grande abnegazione, con grande voglia di fare bene, perché sarà una partita bella e importante. Chi viaggia a ritmo sostenuto è l'Avastese, che sabato anticipa l'impegno in casa contro il Rieti con un Mamona in forma smagliante, autore della doppietta che domenica ha steso la Recanatese. Una doppietta, e che doppietta, due gol pesanti che hanno permesso all'Avastese di incamerare tre punti d'oro. Per te una grande soddisfazione? Sì, sì, come ho detto già, si vedeva subito, ci avevamo voglia di vincere, di portare avanti questa fila di risultati positivi, e col lavoro duro e l'impegno da parte di tutti possiamo fare grandi cose. Grandi cose cosa significa? Playoff? Beh, adesso noi pensiamo a quello che era l'obiettivo della salvezza, che era un obiettivo che comunque dovevamo seguire da un po' di giornate. E poi il resto si vedrà, lavorando sempre al massimo. Per te una doppietta per ribadire la volontà di voler giocare sempre dal primo minuto? Sì, sono molto contento per questi due gol, però comunque la squadra si è comportata molto bene, siamo stati molto cattivi nei momenti giusti e molto decisi anche in fase di difesa, di non prendere gol, e dopo il risultato arriva. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di questa sera, il primo per questo nuovo format con Pallavolée, trasmissione che andrà in onda alle 21:30 su questa rete, condotta da Sergio Pallavolée.
Zappalorto. Per quanto riguarda il nostro telegiornale è tutto, il prossimo aggiornamento è alle ore 19, on demand ci sono i nostri servizi su tutti i canali on demand internet, quindi sulla nostra pagina YouTube, sul sito tv6.it, sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.